Buona domenica! Allora, oggi vorrei cominciare così. Ci guardiamo un video insieme. Era la prima, la seconda, lottava proprio per il podio, eh? Ma è caduta. Chissà quante ore, quanti giorni, quanti mesi, quanto si sarà preparato un atleta per poter arrivare a correre così, a questo livello. Chissà quante volte in allenamento, durante altre gare, sarà già caduta, perché gli atleti corrono e perciò cadono. Chissà quante volte avrà provato ad evitare quel difetto che fa sempre. Caspita, corre in velocità, però poi quando appoggia il piede l'appoggia male, giù, perde l'equilibrio. Quanto ci avrà lavorato col suo allenatore su questo? Era pronta però. Aveva raccolto tutte le energie che aveva, stava dando il 100%, era lì, o la prima o la seconda. Ma niente, è ricaduta, sempre su quel piccolo dettaglio, un piede. Messo male, pensate il corpo, la grandezza del corpo, un piede appoggiato male, in velocità, per terra. Si sarà sentita sconfortata? Si sarà sentita spaventata? Stava mandando all'aria tutto, il lavoro di mesi, per un semplice errore. Aveva pochi secondi, pochi centesimi di secondi, per capire cosa fare. Ormai era per terra. Aveva solo due scelte, tante da prendere per quei millesimi di secondi, però aveva solo due scelte. Poteva smettere di gareggiare, certo alzarsi, non poteva certo rimanere lì spatasciata per terra a fare un pisolino, comunque doveva alzarsi. E magari riprendere la corsa giusto per salvare un po' l'orgoglio. Ormai l'avevano distaccata dai metri e i metri in questo sport sono molti. Avrebbe comunque perso, però poteva rialzarsi, correre un po' lentamente così e almeno arrivare alla fine del traguardo, no? Si dice comunque the show must go on, fino alla fine, ti rialzi e vai. Oppure l'altra scelta era, sì, sono ricaduta di nuovo, sì, su questo errore, sì, di nuovo, ma non mi frega quale sarà il risultato, mi rialzo e corro di nuovo al 100% come prima. Non penso al fatto che sono sconfortata, al fatto che ho fatto una figuraccia, al fatto che il mio allenatore che credeva in me potrebbe esserci rimasto male, alle mie colleghe avversarie che le stavo battendo ma mi hanno schiacciato perché per un mio errore. Non mi interessa, ma mi rialzo e ricorro come si fa, con onestà e con forza. Secondo voi che ha fatto questa atleta? Si è ridata da fare al massimo o ha ripreso una corsa in base a quello che poteva fare? Ormai era rimasta ultima. Lo vogliamo vedere quello che ha fatto? Yeah.
Sarebbe bello non cadere mai. Ma pensate che bello vincere dopo essere caduti tante volte. Ci siamo mai sentiti così? Come questa atleta? Sconfortate anche dopo tanto impegno. Impegnarsi, programmare qualcosa e poi ritrovarsi con la paura di non sapere come andrà a finire. Io non mai, assolutamente. Quali sono le buche in cui cadiamo? Caspita, mi ero ripromesso che non avrei più dato uno schiaffo a mia moglie. Gliel'ho dato un'altra volta. Non avrei mai più aperto il mobiletto degli alcolici, invece ecco sono di qua, di nuovo qui con questo bicchiere in mano. Eccomi davanti l'ennesima volta a questo sito che mi ero ripromessa che non avrei più aperto. No, di nuovo. Ho di nuovo lasciato a metà qualcosa che avevo cominciato, come sempre. La malattia è tornata. Eppure ho fatto tutto quello che mi dicevano i dottori. Ma è tornata di nuovo. E adesso? Questo lutto, questa perdita del mio caro mi fa così male ancora dopo tutto questo tempo. E adesso? Sconforto, depressione, preoccupazione. Sappiate che se vi è successo siete in ottima compagnia. Non siete soli. Ricordiamocelo quando siamo in quel momento proprio del buio. Quando siamo proprio in quello sconforto che non ti fa vedere nient'altro se non la caduta. E poi ragazzi, non so per voi com'è, ma non è la prima caduta che fa male, neanche la seconda e la terza, perché sei fresco e ti puoi rialzare. È la centesima caduta, che è faticosa da riprendersi e di rialzarsi, la centunesima, quando invece dovremmo essere già, no? Abituati a cadere e rialzarci, e no, sono quelle lì. Quando ricadi di nuovo, quando di nuovo quel piede, mentre sei in velocità, lo appoggi male, caspita, riperdi l'equilibrio. Perciò, in quel momento, quando vedi solo nero, e pensi che sei caduto per la centesima volta, non sei solo. E la Bibbia ce lo dimostra. Il nostro amico Giobbe che ci ha appena detto speranza. Aveva perso tutti i figli, il bestiame, le ricchezze e in ultimo la salute. Quante volte ci facciamo un taglietto sulla mano e ci brucia da morire quando andiamo l'insalata? Lui aveva un'ulcera che gli partiva dalla pianta del piede e ci arrivava sulla estremità del capo. Nudo sulla cenere si grattava con un coccio. Sarà stato sconfortato. Tanto che preferirei soffocare. Preferirei morire piuttosto che vivere in queste mie ossa. Giobbe 7,15. Ora mi consumo, mi hanno colto i giorni dell'afflizione. 29,16. Avanti, giorno prossimo. Davide, quanti bei versetti ci ha regalato Davide, di inno al Signore, di adorazione, di ringraziamento, ma quanto è stato sconfortato e afflitto Davide. Davide era un pastorello, viveva felice con il suo gregge, quando un giorno Dio ha pensato bene di mandare Samuele, di ungerlo e di dire a questo ragazzino che aveva avuto 15 anni, sarai il nuovo re di Israele, e da lì una schiera di persone che avrebbero voluto ucciderlo, guai su guai. Era sconfortato? Sì, se lo era. Io grido con la mia voce al Signore, con la mia voce supplico il Signore, sfogo il mio pianto davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione. Salmo 142. E ancora, Mosè è cresciuto in casa del faraone, un posto di privilegio, che fa? Uccide un egiziano perché questo egiziano bastonava un ebreo, fugge nel deserto e va a fare il pastore. Ma che fa Dio? Lo richiama perché era un grande corridore Mosè e non la poteva interrompere sta corsa appena caduta. Non poteva, anche se avrebbe fatto comodo a tanti. E allora Dio lo richiama e gli dice: Mosè, ho un lavoretto facile per te. Vai dal faraone, farai liberare il mio popolo eletto, lo condurrai nella terra dove vivranno felici e beati, dove scorre latte e miele.
E Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno la mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. Esodo 4:1. Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parole e di lingua. Mosè ha provato per un attimo a rimanere lì per terra spatasciato dopo la sua caduta, ma poi sappiamo Mosè quello che ha fatto, no? Ha obbedito al Signore. E di nuovo, Gio, Paolo è, se fosse vissuto nella nostra epoca, è il life coach per eccellenza. Paolo è il motivatore dei motivatori. Correte la vostra gara, riceverete la corona. Non vi scoraggiate, edificatevi, state sempre aggrappati a Dio. Ma anche lui si è sconfortato, perché era di carne. Mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché io non mi insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in giurie, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo. Perché quando sono debole sono forte. E allora sono forte. 2 Corinzi 12, 7 a 10. Non si sa bene questa spina di cui parla Paolo quale potrebbe essere, se era una metafora spirituale o se ci avesse qualcosa all'orecchio, all'occhio o un altro tipo di malattia, però aveva qualcosa che lo faceva soffrire, la sua carne umana stava soffrendo e ha chiesto a Dio di liberarlo da quel dolore. Dopo tutto quello che stava facendo per Dio, pure sta spina, ha avuto tutto il diritto di sconfortarsi, ma non ci è rimasto un suo sconforto. Tutti sappiamo quello che ha fatto Paolo. E basta, poi nella Bibbia non ci sono altri sconfortati. Siamo io, Giobbe, Davide, Paolo, Mosè. C'è qualcun altro che sta sconfortato? Qualcuno di leggermente importante, così, citato proprio al volo della Bibbia. Già, dammi il prossimo. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e 2 figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Matteo 26, 36, 39. Ho letto molte volte questa parte nella Bibbia, scritta dai vari apostoli, ma non ci avevo mai fatto caso che Gesù lo chiede 3 volte. 3 volte. Gesù fa questa preghiera al Padre. Lo sconforto è umano. E Gesù, il corridore per eccellenza, il vincitore tra i vincitori, anche lui è stato sconfortato e angosciato. E chissà Satana quanto ha gioito in quel momento dicendo: e vai, adesso se non si rialza, ce la battiamo io e te, Dio. Invece no. Si è alzato più forte di prima, ha abbracciato non la sua croce, la nostra, e ha vinto la sua gara. Adesso direte: e vabbè, sì Lucia, sì, ci hai dimostrato che lo sconforto è normale, ce l'abbiamo tutti, pure Gesù, ma a me non mi cambia niente, perché il mio cuore è comunque sconfortato, perché comunque i miei problemi rimangono, io vedo solo il buio. Ma abbiamo 3 alleati, 3 antidoti
tre armi, chiamatele come volete, tre doni preziosi che possiamo usare per quando siamo sconfortati, che sono un po' come la base del soffritto quando cucinate, no? Qui la maggior parte siamo donne, non so se vi piace cucinare, ma piace anche ai maschietti adesso cucinare. Serve una carota e cipolla, la base, poi puoi fare tutto. Quali sono questi tre ingredienti fondamentali del mondo cristiano? Fede, Bibbia e preghiera. Non ci serve nient'altro. Stanotte la cosa che ho fatto maggiormente, nell'ultima settimana, era pregare, 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 pregare e dirmi: ci sei tu lassù che controlli tutto. Non lo so dove andiamo, ma va bene, io ci sono, sto qui, aspetto che tu mi fai vedere. Fede, Bibbia e preghiera. Giorno prossimo. Allora, Giobbe, il nostro amico Giobbe, l'abbiamo lasciato che era afflitto e sofferente. Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di seguire un tuo disegno. Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Ti prego, ascoltami e io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Giobbe 42:26. Io infatti conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Geremia 29:11. È come quando si va in una città che non si conosce, si mette il navigatore e ci si affida, perché il navigatore sicuramente ne sa più di noi. Dio è il navigatore della nostra vita. Non sappiamo i nostri passi dove ci condurranno, non sappiamo neanche fra 2 minuti cosa succederà. Affidiamoci a Lui. Nel buio più profondo, ovunque ci troviamo, fermiamoci e diciamo: Signore, io vengo dove vai tu. Fidatevi, fidiamoci, la fede è la prima cosa. Senza di quella non si va da nessuna parte. Secondo, vai Gio. L'importanza della parola. Ora è facile comunicare, abbiamo WhatsApp, Messenger, prima c'era Twitter, ora i ragazzi più giovani hanno TikTok, ma all'epoca in cui pochi sapevano scrivere a malapena, il nostro Padre Celeste ci ha lasciato la parola, ci ha lasciato tutto scritto, è tutto lì, dobbiamo soltanto avere la costanza, detto da me è tanto, la costanza di aprire quel libro e leggere. Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisa dell'anima, di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei 4:12. Non c'è un punto nella nostra vita in cui non serve la parola. Non c'è un punto del nostro corpo in cui la parola non vada lì a sgranchirci e ridarci la forza. Tutta la scrittura, infatti, è ispirata a Dio, da Dio, è utile per insegnare, convincere, correggere, formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. 2 Timoteo 3:16. E terzo, la preghiera. La preghiera è il filo diretto con Dio. Non dovete neanche aspettare di avere campo, di avere il cellulare carico, di aver pagato il vostro abbonamento telefonico. È wireless, ma proprio la forma top, è la forma 2.2 del wireless, la preghiera. Fermiamoci e preghiamo sempre, perché è l'unico modo per metterci in contatto con il nostro Dio e sapere questo navigatore dove ci vuole condurre. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Filippesi 4:6-7. E ultimo tra quelli che ho scelto, perché ce ne sono tantissimi. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Romani 12:12. Siamo in questa gara,
dobbiamo correre. Ragazzi, la correremo comunque, perché i nostri giorni li decide il Signore. A noi ci aspetta la decisione di quei piccoli millesimi di secondo, quei secondi in cui siamo per terra, ma per terra, dove non vediamo più nulla, dove sentiamo soltanto la nostra testa che ci dice che è finita, che non ce la possiamo fare andare avanti, non possiamo ricominciare. È lì che entriamo in gioco noi, la nostra volontà. È lì che allora sì, bisogna puntare il piede, alzarsi su. Fede, Bibbia e preghiera. E il nostro Signore non ci abbandona. Perciò ricordiamoci. Grazie. Dio è in controllo. La parola mi conforta, mi fortifica. La preghiera mi tiene in costante contatto con Dio. Eccoli, i tre antidoti contro lo sconforto. Non perché le cose da lì in poi andranno meravigliosamente e voi salterete per i campi fischiettando, no. Ma perché avrete qualcuno potente, potente all'ennesima potenza, che camminerà davanti a voi, e se voi tribolate, lui vi farà da solo. Grazie Padre di essere un Dio presente. Signore, ognuno di noi ha le nostre cadute. E tu ci hai detto che continueremo a cadere, ma che in te ci siamo rialzati per sempre, se crediamo in te. E che le cadute non si terranno contate, perché noi già siamo passati dalla morte alla vita. E non importa quante volte cadiamo, ma importa la direzione della nostra corsa. Certo, non potremo smettere di cadere, ma potremo cadere di meno se utilizziamo la fede che abbiamo in te, se utilizziamo la parola che tu ci hai dato, e se costantemente ci rivolgiamo a te in preghiera. Se tu che hai ascoltato oggi le parole di Lucia sei stato colpito, sei stato colpito da qualcosa che hai ascoltato da te, ti prego, ascolta queste parole e fammi tue. Signore, io credo in te, io credo in te, so che tu agisci in questo mondo e so che i tuoi progetti sono progetti benevoli, di pace e non di guerra verso di noi, e io questo l'accetto. E Signore, so che tu mi parli attraverso la parola, attraverso la Bibbia. Qualche volta io dimentico di rivolgermi alla tua parola per avere le mie risposte, che sono le tue risposte. Per questo, Signore, aiutami a essere costante nella lettura e assiduo nel rivolgermi a te. E infine, Signore, io ti prometto che voglio continuare costantemente a parlare con te in preghiera, perché so che tu sei un Dio che sei all'ascolto. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen. Amen. Amen.